Noi abbiamo una materia prima per eccellenza che è appunto il legno, che peraltro è una materia prima che sta dentro un percorso di transizione ecologica e energetica. Abbiamo calcolato che basterebbe ridurre del 50% l'acquisto di materiale di legnoso dall'estero per avere ricadute sui territori montani, che poi sono quei territori insomma, un po' più marginali dove c'è bisogno di creare lavoro, di 600 milioni soltanto, ecco, con questo piccolo intervento. E bisogna anche rimettere in piedi tutta una filiera, ricostruendo il primo anello della filiera, che è quello appunto delle segherie, della prima lavorazione, che negli anni è andato perduto. Bisogna rigenerare i nostri borghi, bisogna riqualificarli, ecco, lo si fa creando lavoro. Una filiera, un Made in Italy, anzi Tuscany. Eccezionale, anche perché abbiamo 1 milione di ettari di bosco in Toscana, siamo fra le regioni che ha più boschive del nostro paese, quindi utilizzare in prima istanza le segherie in montagna che favoriscono non solo una ripresa economica, ma anche una garanzia di presidio del territorio. Ho, diciamo, partecipato insieme ad altri team di aziende a promuovere questa proposta, per cui siamo finalmente soddisfatti che dopo tanto parlare stiamo passando progressivamente a una pianificazione strategica. Quella del legno è una filiera con alcune criticità e anche molte possibilità. Una di queste, da tener conto, visto che è la parola del nostro secolo, è sostenibilità. È un materiale di grandissima attualità, soprattutto oggi che il clima ci presenta il conto, ecco, il mutamento, gli scenari globali, le difficoltà che vediamo ogni giorno. Quindi è una risposta antica, di un materiale antico, ma che dà una risposta molto moderna, anche perché i prodotti in legno oggi sono ingegnerizzati, quindi c'è dietro anche tanta cultura tecnologica, diciamo. Per ricostruire la filiera del legno, la Regione Toscana avrà un impegno politico? Il legno è un materiale fondamentale che poi si inserisce benissimo nella valorizzazione del tessuto di piccole e medie imprese, che è tipico della Toscana. Oggi abbiamo visto un'attenzione, una concentrazione di iniziative prospettate strategiche su cui la Toscana, come regione, come istituzione, non si sottrarrà certo.